deciso. E ciao a tutti ragazzi, sono Gente, ben ritrovati qui sul mio canale. Siamo qui finalmente, signori, col primo episodio della carriera giocatore. Io sono davvero contentissimo. Vabbè, a parte l'intro iniziale, come sempre, molto sobria, che mi invento così per la carriera. Vi ricordate la fantastica intro che feci per la carriera allenatore? L'ho fatto un po' così, giusto per variare un po', essere un po' originale. L'ho fatto anche dopo la conferenza stampa che ho fatto dell'episodio 0 della carriera giocatore, che ho visto che ha avuto un riscontro fantastico ed è piaciuto a tutti. Non a tutti, ad alcuni mi hanno scritto dei messaggi incomprensibili, ma vabbè, lasciamo stare, non mi interessa. Mi sono veramente fatto un sacco di risate a leggere i vostri commenti sotto quel video, perché vi avevo chiesto una proposta come se voi foste dei dirigenti sportivi e dei direttori generali, robe del genere, e di farmi delle proposte facendo finta di essere appunto dei dirigenti di una squadra. Mi sono arrivati tantissimi commenti di diverse squadre: il Latina, lo Spezia, Perugia, Cagliari, di tutto e di più, ragazzi. Però mi ha colpito più di tutti un commento, perché che poi ci sono stati due o tre che mi hanno consigliato questa squadra. C'è stato un commento che mi ha detto praticamente, che ha scritto: dato che sei della provincia di Bari, io di questa cosa già ci avevo pensato, perché non inizi con il Bari e cerchi di portarla in Serie A, dato che è da tanto che manca in Serie A? E ragazzi, non per vantare, però il Bari è veramente qualcosa, cioè, secondo me insieme al Cagliari quest'anno è quella che si meriterebbe di più di salire in Serie A, soprattutto per l'organico che ha costruito. Poi ragazzi, cioè, vogliamo dirla tutta, i tifosi del Bari sono qualcosa di incredibile. Lo stadio è quasi sempre, se non pieno, semi pieno. È una delle tifoserie, se non quella con più tifosi. Quindi ragazzi, andiamo subito a giocare questa carriera. Dato che l'abbiamo, applichiamo più uno a tutti gli attributi. Quindi ragazzi, come avete potuto ben capire, andremo al Bari. Io spero che vi piaccia come soluzione. Non lo so se avrò dei dislike questo video, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Spero che apprezziate questa scelta. Io ragazzi vi spiego: è da tantissimo che non gioco la carriera giocatore, quasi da FIFA 13, robe del genere, quindi sarei tentato di cominciare a esperto. Se vediamo già dalla prima partita che è abbastanza facile, direi di subito di cambiare a campione. Ok, ve lo dico con molta franchezza, senza problemi. Competizioni europee, ma sì, mettiamole, sempre per rendere più realistica la cosa. Molti mi avevano consigliato altre squadre di Serie A, però avevo detto che era meglio partire dalla Serie B per renderla un po' più affascinante, anche perché in Serie A difficilmente avrei giocato titolare e inizio titolare. Quindi ragazzi, mi raccomando, tanti mi piace, creiamo il nostro calciatore, tanti mi piace per l'inizio della carriera giocatore, ragazzi, perché me l'avete chiesta. Cioè, dopo l'episodio 0 mi avete detto tutti quanti di iniziare sta benedetta carriera giocatore, e io veramente insieme a voi non vedevo l'ora. Scusate se ieri non è uscito nessun video, però ho avuto comunque l'8 era festa e quindi non ho potuto fare nessun video. Tanto ragazzi, mi raccomando, spaccate di mi piace questo video. Vabbè, nome telecronaca non ci interessa, nome sulla divisa Giant va bene, numero di maglia la 10 ragazzi, nazionalità Italia come avete ben sentito dalla conferenza stampa, 19 marzo è la mia data di nascita. Andiamo avanti. Allora ragazzi, io ho utilizzato il game face, vi spiego. Io avevo provato a mettere la mia faccia, però veniva qualcosa di bruttissimo. Io ho fatto questo tizio qui, che boh, penso sia bello o no. Se sembra caruccio, che ne dite? Poi magari lo cambiamo senza problemi, fatemi sapere cosa ne pensate. Magari il colore dei capelli non ci azzecca con la barba. Su questo siamo abbastanza d'accordo tutti quanti. Ok, mettiamo questo. Vabbè, per il momento mettiamo questo qui ragazzi. Poi mi raccomando, fatemi sapere voi se vi piace o non vi piace. Magari se volete che uso tipo i capelli quelli tutti pazzi, eccetera eccetera. Allora, ruolo
ruolo attaccante, perché molti me l'hanno comunque detto, è molto più bella la carriera con l'attaccante. Io direi di partire con l'attaccante centro, nel senso che fantasista appunto spiccano di più che altro i passaggi e quelle robe lì, mentre appunto il realizzatore è più piccato il fatto della finalizzazione, dei tiri eccetera eccetera. Io direi di fare, che dite, qualcuno mi aveva consigliato fantasista, non so se poi più in là si possa cambiare. Vabbè, io direi di fare fantasista, anche perché me l'avete consigliato, quindi faccio un fantasista perché lo vedo molto più equilibrato come statistiche. Poi andiamo. Allora, io ragazzi sono alto 1,95 m, però non ho la minima intenzione di farmelo così alto, perché altrimenti sarebbe di una lentezza incredibile. Come vedete, sarebbe 60 di velocità e non mi sembra il caso. Quindi direi di fare un'altezza più o meno media, tipo, ecco, già 1,85 direi che ci può sta, 1,84. Allora, facciamo così, 1,84 m, 80 di peso più o meno, tipo corpo medio. Piede preferito sinistro perché sono mancino. Quindi penso che abbiamo fatto tutto quanto. La squadra Bari acquista un nuovo giocatore. Mi raccomando ragazzi, spacchiamo di mi piace questo video, perché me l'avete chiesto in tantissimi. Spero che vi piaccia come soluzione. Poi magari già a gennaio ci fanno un'offerta dalla Serie A e ovviamente accetteremo, qualora sia un'offerta ottima. Ricordo, qualcuno mi aveva consigliato addirittura di andare al Sassuolo, però sarebbe stato troppo uguale con la carriera allenatore. Poi chissà, ci offre il Sassuolo, non si sa mai ragazzi. Però mi sembrava giusto iniziare dalla Serie B, in modo da partire dal basso e crescere, come fanno i giovani comunque. Allora, prima di tutto facciamo già l'allenamento, perché noi conosciamo la carriera e quindi sappiamo già più o meno come funziona. Ok, facciamo questo allenamento qui, simuliamo tutto e vediamo come va il nostro primo allenamento della carriera. Signori, come vedete c'è Shed Giants sotto, una bella merda praticamente. Signori Fantasco DCFCF, perché comunque li ho fatti tutti difficili come allenamenti. Andiamo subito a vedere la nostra prima email della carriera. Allora, andiamo a vedere gli obiettivi stagionali. Mi aspetto che tu sia almeno 8 gol in questa stagione, 5 assist. Dobbiamo mantenere una percentuale di realizzazione di almeno 10%. E dobbiamo avere una valutazione media a partita di 6,5 o più. Quindi dobbiamo fare più che altro 9 gol, 8 gol in stagione. Ma ragazzi, penso proprio che le nostre doti sono talmente enormi che faremo più di 8 gol. Signori, siamo subito nella prima partita di oggi. Siamo messi titolari. Non vedo l'ora di giocare con Bomber Rosina, signori. Mamma mia, Bomber Rosina. Mettiamoci la maglia rossa e siamo trequartisti dietro a Maniero. Va benissimo. Comunque è uno dei due ruoli che mi piace di più, sia la prima punta che il trequartista. E signori, subito la prima partita di questa carriera giocatore e vamos. Ok signori, ecco qui la nostra prima partita. Siamo contro l'Heracles. Bene, è qualcosa di fantastico vedere che in 7 minuti non abbiamo ancora toccato il nostro primo pallone. E fa subito un miracolo Guarna, penso sia il portiere. Dammela qui, bravissimo. E andiamo di testa, no. Non riusciamo a prendere la palla, ragazzi. Primo pallone toccato, signori, incredibile. Oh, è buona, c'è Maniero, vedici al limite. Subito, attenzione, la palla è lì. Stanno facendo il macello. Abbiamo preso palla, signori. Abbiamo preso palla e scattiamo subito con una velocità incredibile. Lo beffiamo e poi vediamo subito. In avanti, in verticale, palla dentro. C'è questo che ha i capelli uguali alla maglietta e i calzettoni. Tutto rosso, fantastico. Eccoci che prendiamo palla subito, signori. Eccoci che prendiamo palla e allarghiamo il gioco. Fantastico, è salita già la nostra valutazione. Vedici che ci ha servito. E allarghiamo benissimo. Stiamo già morendo, raga. Siamo stanchissimi. Attenzione, una palla dentro. Vedimi al limite. Stop. Che stop era? Vedici in mezzo, che siamo altissimi. È buona. Prevedo molti scleri in questa carriera. Vedimi al limite. Siamo al limite. Siamo al limite. Tira. Ma che cazzo fai? Primo tiro in porta della partita. Lo facciamo noi, ragazzi. Lo facciamo noi, anche se abbiamo tirato col destro. Io sono di sinistro. Andiamo di testa. Facciamo sentire i nostri centimetri. Vai Maniero. Dentro. Tiro. Che chi è questo portiere? È tutto roscio. Ma para di tutto. Devo stare un po' di più al limite dell'area. Servimi.
6.1 signori, valutazione 6.1 e facciamo guadagnare anche un cartellino giallo alla squadra avversaria. Vedimi, vedimi, siamo al limite, la finta, la conclusione, traversa, no, sto male ragazzi, traversa, vedimi, vedimi, siamo a porcari, ma sei un porco. Avanziamo, avanziamo, sì, mamma mia il tocco di suola, vai, corri, corri e stupiscici, cioè... Perché non te l'ho chiesta la palla? Ma la devi dare solo quando te la chiedo. Mi sa che usciamo, raga. Eccola. Simuliamo il resto della partita. Vediamo com'è andata. Però siamo stati sostituiti, ma io volevo segnare. Abbiamo preso una traversa clamorosa. 0-0. Ah, questo è il campionato, quello invernale. Vabbè, signori, io spero che questo primo video vi sia piaciuto. È giusto un video per indirizzarci verso la carriera, ragazzi. Io spero che comunque vi sia piaciuto. Vi sia piaciuta anche come la scelta che ho fatto di prendere il Bari, di andare al Bari. Fatemi sapere, datemi dei consigli. Fatemi sapere, allora vi faccio l'elenco. Fatemi sapere se devo cambiare qualcosa nell'aspetto del giocatore o se vi piace così. Fatemi sapere se nella partita volete il campo quello più alto, dove si vede di più il campo, dovrebbe essere quello in coop. Fatemi sapere tutte queste cose, ragazzi. Io spero che questo primo video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, lasciate tanti mi piace, lasciatemi tanti consigli qui sotto. Mi raccomando, mi piace solo per la intro fatta così a caso. Arriviamo a 70 mi piace, fatemi capire che questa carriera la volete e che volete che la continui. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un mi piace, commentate, condividete. Mi raccomando, passate alla pagina Facebook, al mio profilo Instagram, tutto sotto in descrizione. Il video è finito, gente, è tutto. Ciao, voglio!